Benvenuti a questa nuova edizione di questo MPG da Ester Veneziano. Oggi parliamo di ambiente e di viabilità. Ambiente, campagna informativa per non sprecare l'acqua. Il Centro di Educazione Ambientale della provincia di Savona propone la campagna informativa Provincia di Savona, buone pratiche in tour. Attraverso questo slogan e con l'ausilio di un camper adeguatamente allestito, vengono raggiunte le piazze dei comuni per fornire informazioni riguardo a tematiche di attualità, come l'uso consapevole dell'acqua, dell'energia, il riciclaggio e riutilizzo dei materiali, la tutela della biodiversità e i cambiamenti climatici che inevitabilmente obbligano a modificare lo stile di vita. In attesa di rivedere in piazza, presumibilmente in primavera, il camper, ricordiamo che l'acqua è una delle risorse più importanti. Spesso diamo per scontato che si tratti di una risorsa illimitata, ma non è così. Evitare di consumare acqua inutilmente è la principale fonte di risparmio. Parliamo ora di viabilità, aumento dei motocicli in Liguria. Aumento vertiginoso dei motocicli in Liguria, con un incremento del 21,92% dal 2003 al 2007. È quanto risulta da uno studio di Federpneus, l'associazione nazionale che raduna i rivenditori specialisti di pneumatici. In Liguria, al primo posto vediamo La Spezia con il 31,35%, seguita da Savona 27,59%, Imperia 23,10% e Genova 18,39%. La ragione di questa crescita è dovuta alle crescenti difficoltà di circolazione delle aree urbane. L'aumento dei motocicli è un fenomeno tipicamente italiano. Infatti, negli altri paesi avanzati, le moto rispondono prevalentemente ad esigenze sportive o di svago, più che necessità di trasporto per motivi di lavoro. E gli scooter non sono molto diffusi per spostamenti dovuti a lavoro. In Liguria gioca anche il fattore clima. Le moto si possono usare praticamente tutto l'anno. Gli spazi riservati alla sosta delle moto sono aumentati in modo esponenziale e sono quasi sempre completi, specialmente nella stagione estiva. Abbiamo qui concluso questo MPG e vi do appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.